Grande successo per la AST e l'Ateneo dell'Aquila, ruolo guida in Italia per dolore e cure palliative. A Palermo, infatti, la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva ha assegnato all'Università dell'Aquila e alla ASL il ruolo guida a livello nazionale nel settore del dolore e cure palliative. Un riconoscimento importante scaturito dal 72° congresso nazionale della SIARTI che si è svolto nei giorni scorsi nel capoluogo siciliano. È stato eletto in qualità di coordinatore nazionale il professor Franco Marinangeli, referente della rete aziendale ASL delle cure palliative e terapia del dolore, istituita nel 2014, unico modello del genere in Italia a direzione universitaria. Un'idea innovativa che in pochi anni si è trasformata in una brillante realtà, imperniata su una sinergia collaborazione tra struttura ospedaliera, ateneo e territorio, con una grande attenzione per l'assistenza domiciliare che nel 2017 ha consentito di assicurare più di 1000 visite a casa dei malati affetti da dolore cronico, oncologico o non oncologico di tutta la provincia. Un modello virtuoso che già negli anni scorsi aveva ottenuto il premio Luzzi di valenza nazionale in ragione della qualità e dell'organizzazione del servizio di cure palliative e terapia del dolore della ASL provinciale. All'interno della rete aziendale ASL, tra l'altro, sono stati avviati progetti importanti che utilizzano tecnologie di trasmissione dati per migliorare l'assistenza dei malati, ridurre la diseconomia e sfondare i ricoveri in ospedale. Si sta lavorando sui modelli molto innovativi di telemedicina che sicuramente rappresenteranno il futuro della sanità anche in altri ambiti. Grazie a un controllo audio-video e per mezzo di particolari sensori, il medico dialoga a distanza col malato che si trova al proprio domicilio, controllando parametri vitali, adeguandone la terapia ed evitando ricoveri impropri in ospedale.